Mi dai mano, che piacere. Vieni. Fammi passare, tu me lo legga. Un coltellino. No. Una forchetta. Vai, ti chiama, eh? L'unica cosa che ci rimane. Questo ancora non è nulla. Aspetta, te la fai? No. Aspetta, aspetta. Vai, vai. Vieni là. Lascialo fare. Lascialo fare, canto. Mi hanno stato fuori. Per troppo no. Sto cercando online, eh? No, online? Che sta portando? Esagerato. Esagerato. Il vino. Vai giù. Guardate. Se non è amore questo. Porco miseria, ragazzi. Speriamo siamo forti, eh. Beh. Speriamo siamo forti. Aspettavo. Questo mi va. Preparati. E tortelli, non il piccante non lo voglio, no? Te lo dico prima. Se lo sono mettere in piatto. No, ma che sai? Sta aspettando il mio. Nicchia, vai. Oh, in vai. Ma chiudi la lato, se no. Chiudi la porta. Ti ho detto lascialo fuori. Richiudi, perché sennò poi dopo Mirko che va a controllare, legava la tavola e la stancava e la tavola. Perché non si può stare dietro dei tortelli ai figli, non è fatto. Sì, ora appena arriva, senti se fa. Si trova subito un disegno, un po' di impegno, si mette la macchina a disegnare. Non mi avresti sempre. E tu vedrai se fuori di ora può andare. Vada, c'è quel tortelli. Parlo di spana sega. Ma che cazzo è la cosa? La 15 Vissani. Come si chiama quell'inglese che ti tratta tutti male? Lo chef? Sì, Master Chef, quello che tratta tutti male. Ci fosse uno mi tratta anche un altro, stai. Tutti denti, madonna. Ma credo che di Max, così. No, c'è un inglese, c'è un russo, fate la Romagna di Canani, il culo. Che guarda la roba, ma cioè volete, ma che io non li ho mai visti fare nulla da. Cioè volete, a me la gente la mica, guarda, si tira sulle mani, ma mi fa fatto le ossa, no? Quello che sta lì a vedere, gliela assaggio e si fa cagare, va via. Fammi vedere come tu fai, no? Tutto caso sono belli, asciutte e farinose. Giusto, no? Sì, c'hanno anche un bel saporino. Non c'hanno. No. Susanna, me lo fai qua su fino a sto arrivando tardi, no? Oddio, un po' di tardo. No, te lo dico io, vedete.
Perché tu hai fatto bruciare i diti per bruciare le patate, maledetto, te Cristo. Chi fa? La Susanna, la trapinata, faceva finta di nulla. La mia mamma è scomparsa. Avevo 3 chili di patate e ciò che io mi risento più. Grazie, sì, sì. Di nulla. Tu mi hai ringraziato, tu mi hai ringraziato a te, che sono di là io a sposi Mario. Ho capito, ma il nonno? Rompe l'anima? Nova. Vai. Vieni. E mica andrà a questa costizia. I peperoncini qui. Lo so se anch'io, ho detto il voto di sono belli a morire. Allora. Ma assicurato, sono piccanti. Se te l'hanno assicurato? Non fa come quello calabrese ai banco dei prodotti della Calabria, così il peperoncino di nonna Concetta mi disse questo qui quando lo metti in bocca prende fuoco. Lo faccio io battuto? No, mi riesce, ce la può. Sì, la fai tu. No, no, se mi impegno ancora ce la può. Non ti potete dare un'altra attività? Non c'è una più da scelta. Questa è per l'aiuto poco. No, no, questa è da scivata, ma no, ma non per l'aiuto poco, perché... Non mi caro, stai fatto. Perché non mi caro, sì. Sì, cosa ti diranno la presa della mano? Sì, ciò che si è fatto sì. Il battuto. Allora, il sale tanto. Perché non l'avevo messo. Allora. Sale. E qui vedi che qui siamo tutto, eh. No, più. Anche la posizione della luce. Sì, sì, eh. Il coso, il volume. Allora, sale. Poi l'hanno chiesto un video integrale. Integrale, sì, però la signora a un certo punto in cui potrei andare in gabinetto mi porto via sulla telecamera. Allora. E poi quando sono in campanello penseranno di dire allora bisogna ordinare online. No, non c'è moscata. Si poteva mandare in string, si poteva chiamare Sesto TV. No, non li chiamo, non li chiamo nemmeno alla serata. Non li chiamo nemmeno alla serata. Perché? Perché non abbiamo a pensare che gli voglio fare pubblicità perché sono di certo, siamo se stessi. Non me ne frega proprio nulla. Non è colpato. Non sei solo che mi dici che tu ti sbagli, eh? C'è il computer pieno. Io di Sesto, scusa, fammi vedere. Io non sono di Sesto, io sono nato a Firenze, vivo a Colonnata. Quindi a me di Sesto, vabbè, non mi chiamo a Sesto. Cominciamo a mescolare. La stavo attuando la. Insomma, quando sono andato in campanello, stavo raccontando che. Allora, una noce moscata, bene. 3 chili di patate, una noce moscata intera va bene. Una intera? Sì, battuto di 3 semole aglio. Poi. Poi fine, grossetto. No, fine, fine. No, ma fa sempre fine le cose quando fa. Poi. Le patate sono ottime, eh. Poi. Non solo l'allievo d'Italia, ma anche l'allievo sotto coco. Quanto lo sotto coco? Meno di coco. Allora. E adesso sotto coco. Allora, un uovo intero e un tuorlo. Bene. Ma l'ha fatto la lista degli ingredienti, no? No, no, deve seguire attentamente. È troppo comodo, che vuole alla fine. Allora, poi mai. Ora per noi si era avanzato l'ipotesi di aggrattare il formaggio pecorino, ma fammi a mettere la tigiene a giro per la cucina. Siamo in streaming, poi ci mangiava. Io devo stare meglio così. Sì. Ho capito. Va mamma, vai. Ma non ti ha preoccupato, no. Che manicomio. Io avevo preso il manicomio. Allora io avevo pensato di mettere anche un po' di pecorino che mi garba di più. Ma la mia mamma la comincia a mugolare e non mi garba. No, fa tutto il tè, no, è troppo salato.
Una pezzettina del parmigiano. No, ma dico quello lì, il pecorino. Quello è parecchio salato, quello di te. Cioè fa parecchio sapore, se no perde. Allora, insomma dicevo, la Milano non avevamo da mangiare come con il papà piccino, no? Tutti gli altri fratelli. Un anno gli riuscì tramite dei lavoretti così di farsi tortura e tortelli, no? Per fare il sugo, ogni cosa. Mio papà gli ha dopo 5-6 anni, si la dimise tortelli e mio papà mi disse a me un miliardo. Allora la salma non andò a finire. Che ne buscò quante 7 cucciuti e da allora dice, come sono quanti tortelli di patate? Altra maniera di fare, c'è un miliardo. Quella cosa è da diventare cena per farci. Comunque allora ricordando, 3 chili di patate, noce moscata, un uovo intero e un tonno, battuto prezzemolo d'aglio, formaggio, io ci metterei anche un po' di olio, no? No, se no, no, mamma, no, sennò è troppo, no, è troppo saporoso questo detto. Poi non ci sta bene. Bisogna vedere quanti è questa ricetta, lo devi dire. Per quanti? Occhio penso che la sua 300 tortelli. 100 li mangio io e voi niente. Mi aspetto che mangio domani. No, perché il giorno dopo sono meglio che il giorno prima, perché sta lì mi tira il sugo, capito? Guardi, chef. Sì, ancora di più macina, macina ancora. Sì, sì. Ecco perché si sta arrivando e sta arrivando. Ho fatto... Susanna, io ho il sugo. Sì, però va messo dentro. Io fuori il sugo. Metto dentro il microfono. E che metto dentro la sera? No, devi girare. No, non c'entra nemmeno te. Coperchio. Fatti, fatti qua, che quando così smonto il frigorifero e te di dire. Allora, fammi vedere. Poi a questo punto c'è qualcuno che fa o un soffrittino, va bene, un po' di ramerino, un po' d'aglio, olio, a me non mi piace. Oppure ci mettono dentro all'impasto, mentre lo rotano, un cucchiaino o due di sugo. Cosa che io non faccio. Perché la pasta la deve essere leggera.